sono Manuela Villagliana, sono un senatore, mi scuso per essere arrivata tardi e mi scuso anche perché devo andare. Quindi è tutta una scusa. Ma non è una scusa. In effetti, come hanno detto le senatrici che mi hanno preceduto, siamo arrivate qui anche molto arrivate, molto arrabbiate perché si è venuto subito l'ennesimo copione. Allora, perché anch'io che avevo votato Bersani l'altra volta, questa volta mi sono riuscita a votare Renzi? Perché per me cambiare verso vuol dire anche non dovermi arrabbiare più, cioè non dover vivere quotidianamente questa condizione di persone che lavorano, che si impegnano e che poi costantemente si devono arrabbiare. Prima, è importante che Renzi dica anche quello che vuole fare, soprattutto per Renzi una cosa importante nella vita, ce lo ricordava prima Rosa, cioè Renzi le cose credo che le fa in effetti, più che dire in effetti le fa, senza timore di quelle che possono essere le conseguenze, cioè, non abbiamo più voglia, anche questa mattina, cioè ma la prossima volta faremo dire, io non ho voglia di sentirmi dire la prossima volta, io ho voglia di vedere le cose che si fanno. Qualcuno ricordava prima anche il telefono rosa, cioè maggiore collegamento con tutto il mondo nel mondo dell'altro. Io vengo da quel mondo e non avete idea della fatica che si fa. Dopo tutto il lavoro che fanno le associazioni di volontariato, anche per quanto riguarda le donne, dopo tutto quello che facciamo si fa fatica a farlo e io non ho più voglia. Ed è per questo un altro motivo per cui ho deciso di votare, di sostenere Renzi, perché per me rappresenta davvero l'ultima spiaggia, l'ultima speranza di poter cambiare le cose, di poter cambiare verso, perché credo che questa sia una necessità anche di sopravvivenza del Partito Democratico, perché come diceva Daniela, altrimenti si muore. Davvero ci asfaltano una volta per tutte. Quindi o si cambia o si asfaltano, perché la gente non ne può più, non ha più voglia di discorrere, ha bisogno di fatti. Io come persona, come essere umano, ho bisogno di fatti. Quindi per questo voterei.